TG, le immagini che avete appena visto fanno riferimento ai preparativi per la parata del 9 maggio, giorno in cui la Russia festeggia la vittoria sulla Germania nazista e la fine del secondo conflitto mondiale, giorno in cui, secondo molti media, soprattutto britannici e anglosassoni, Putin potrebbe dichiarare ufficialmente guerra all'Ucraina, visto che finora non l'ha mai fatto, e solo a Mosca viene chiamata ancora operazione militare speciale. Oggi telefonata tra Putin e il premier israeliano Bennett, in cui il presidente russo ha chiesto scusa per l'intervista a Rete 4, lo ricorderete, fatta dal suo ministro degli esteri Lavrov, in cui ha detto che Zelensky ha origini ebraiche come Putin, insomma una fandonia ovviamente. Intanto sul campo la Russia non avanza più di tanto in Donbass e nemmeno a Mariupol, dove resiste ancora, nonostante i tentativi di assalto continui, resiste ancora più che altro il battaglione Azov asserragliato all'interno della acciaieria Azovstal. Ne parleremo questa sera con Jean-Pierre Darny, professore di storia contemporanea alla LUISS di Roma. Grazie e buonasera, professore. Grazie, buonasera. E con Massimo Martinelli, direttore del Messaggero. Grazie, professore, buonasera anche a lei, anche a te. Buonasera a voi. Buonasera, però come sempre, prima di iniziare guardiamo i titoli principali dei telegiornali di questa sera e poi iniziamo la nostra chiacchierata. Controffensiva di Kiev a est, scontro sull'acciaieria di Mariupol, convoglio ONU verso Azovstal. Mosca si scusa con Israele per le parole di Lavrov. Nessun cessate il fuoco nelle acciaierie di Mariupol, in corso combattimenti violentissimi, missili lanciati dalle navi sul Mar Nero. Controffensiva ucraina a Kharkiv. La Caritas nei villaggi al confine con la Bielorussia, orrori compiuti dai russi come a Bucha. Putin si scusa con Israele per le parole di Lavrov su Hitler. Attacchi e bombardamenti senza sosta all'acciaieria Azovstal, controffensiva ucraina a Kharkiv, le scuse di Putin per le frasi su Hitler. Pioggia di bombe sull'acciaieria Azovstal, Mosca annulla la parata del 9 maggio a Donetsk e Lugansk, Kiev replica l'atterranno a Mariupol facendo sfilare i prigionieri di guerra. Ovviamente mi correggo, come avete sentito anche dai titoli, Putin chiedeva scusa perché Lavrov aveva parlato delle fantomatiche origini ebraiche di Hitler e non di Putin. Allora, professor Darny, andiamo su questa parata, insomma tutti l'aspettano come se fosse un giorno in cui dovrebbe succedere qualcosa, questa fantomatica dichiarazione di guerra. Ecco, cosa dobbiamo aspettarci? Anche niente. Ma allora, io trovo abbastanza triste che, come dire, vengono riprese delle immagini di una parata che si fa ogni anno e montate col passo dell'oca, come insistendo sul militarismo. Ovviamente questa è propaganda russa, ma anche attrazione dei media mondiali. Quest'anno ha un significato diverso, immagino. Ma però, sì, però, boh, cioè, scusate la mia... Cioè, sul terreno i russi ne stanno prendendo e non stanno progredendo e fanno una prestazione militare mediocre, se uno pensa a quello che noi stessi ritenevamo fosse la capacità militare russa anche poche settimane fa, pochi mesi fa. Quindi possono fare tutte le parate che vogliono, possono esibire dei carri, possono però comunque insomma, certo è propaganda interna, propaganda esterna, ma non più di quello. Beh, io trovo, insomma, cioè, gli rimane quello, gli rimane far la parata e semmai fare qualche dichiarazione semantica, anche lo stato di mobilitazione generale, se ricordo bene, il mio collega esperto diceva che comunque una legge russa che esiste, perché esisterebbero alcune leggi in Russia, chiederebbe 4 mesi per preparare se uno richiama i coscritti. Uh-huh. E quindi anche come se fosse una dichiarazione di guerra ufficiale in questo caso potrebbe... Sì, ma fra 4 mesi, il che non gli porterebbe nulla di veramente utile. Quindi tutto questo mi sembra davvero, insomma, una propaganda, ma non un segno di un'evoluzione particolare. Direttore Martinelli, invece tu ti aspetti un messaggio, visto, insomma, come diceva il professor Darny, non è che la Russia abbia, o Putin abbia, tante vittorie da esibire, insomma, in questa parata che tutti stiamo aspettando, insomma, stiamo anche caricando qui in Occidente, no? Ti aspetti qualcosa di particolare oppure no?
Ma io credo che Putin dovrà inventare qualcosa per uscire da questo cul-de-sac del 9 maggio. Inizialmente doveva essere il giorno in cui doveva annunciare la presa di tutto il Donbass, e poi successivamente è diventato il giorno in cui annunciare la presa di Mariupol, e poi adesso invece scopriamo che forse non farà neanche la parata, ma esibirà i prigionieri di guerra. Le immagini che stiamo vedendo non potranno essere replicate perché quelle persone lì quasi certamente oggi sono al fronte, sono un po' malmesse, sono nei guai, lo diceva bene il professore. E questa guerra, questi 60 e rotti giorni, ormai quasi 70 giorni, ci hanno insegnato alcune cose. Una di queste è che la Russia non ha quella potenza militare che tutti si aspettavano avesse. Voi ricorderete che gli americani all'indomani dell'invasione, il 25 o il 26 di febbraio, proposero a Zelensky un corridoio per fuggire da Kiev, convinti che Zelensky fosse in reale pericolo di vita, che potessero arrivare dei comando, come poi sono arrivati, delle brigate mercenarie di Putin per ucciderlo. E quindi gli offrivano di avere salva la vita. Zelensky rimase, probabilmente in maniera un po' incosciente, forse non era ancora consapevole della capacità del suo popolo di tenere, però ha tenuto. L'Ucraina sta resistendo strenuamente e lo vediamo anche nei punti, nelle città in cui Putin sarebbe già dovuto passare da giorni, l'ultima a Mariupol. Quei titoli dei telegiornali che avete mostrato, che descrivono una situazione di inferno su Azovstal, in realtà nascondono una strategia precisa, cioè quella di impedire l'ultima beffa, cioè che i militari del battaglione Azov riescano a uscire. Putin a Mariupol ha lasciato pochi soldati, 2000, non di più, ha spostato tutte le truppe fuori dalla città di Mariupol verso l'area del Donbass a est, nella vostra cartina si vede benissimo, e quindi teme che i 2000 che sono dentro Azovstal possano uscire e affrontare i 2000 russi che sono in città. Sarebbe una lotta impari, perché gli ucraini sono infinitamente più motivati, i russi sono parecchio giù di morale. Ecco, a questo serve quella pioggia di bombe, a evitare che escano da quella tana di 4, 5, 6 piani sottoterra nella quale si sono rintanati gli ucraini. Quindi non c'è una supremazia. Non credo che Putin si azzarderà a fare una sfilata nelle strade devastate di Mariupol, che pure state mostrando, perché è consapevole che gli ucraini sono capaci di colpire a distanza con precisione chirurgica, così come riesce a fare lui, e lo hanno dimostrato con l'incrociatore che hanno colpito e affondato al largo del Mare di Odessa. Direttore, lo stanno dimostrando 9 maggio... anche con, insomma, stanno passando anche al contrattacco oggi notizie nella zona di Kharkiv, di Izium, insomma non si limitano più solo alla difesa, colpiscono anche in territorio russo adesso, ogni tanto, insomma. Esattamente, esattamente. È chiaro che poi è una guerra che sta costando un tributo di morte eccezionale, soprattutto di civili, di bambini, di donne, e quindi è una situazione che dovrebbe essere interrotta il prima possibile, ma il prolungarsi di questa guerra inevitabilmente allontana anche il prolungarsi di questa resistenza allontana anche la possibilità di raggiungere una tregua, perché Putin si siederà al tavolo delle trattative soltanto quando avrà qualcosa da mettere sul tavolo, e in questo momento ha una parte del Donbass e poco più. Allora, stallo sul campo, stallo anche sul fronte diplomatico, professore, anche se sono riprese le telefonate. Martedì il rieletto presidente francese Macron ha sentito Putin, oggi Bennett in una telefonata particolare, poi lo dicevamo prima, si è scusato per le parole di... Credo che tra l'altro questo dettaglio è interessante, perché Putin che si scusa, non so, io non avevo registrato ultimamente questo tipo di mosse psicologiche, significa magari una forma di razionalità, perché lì comunque stava aizzando Israele contro di sé, con la possibilità di Israele di sostenere in modo molto più attivo l'Ucraina, e quindi lui ha calcolato che questo non era magari auspicabile e si è scusato, anche se uno pensa che caratterialmente sembra un po' difficile che Putin si scusi.
Macron ha sempre voluto mantenere un dialogo aperto anche come presidente di turno del Consiglio. Vuole anche, diciamo, essere il leader europeo, diciamo, come possiamo dire. Che... Rimane presidente di turno del Consiglio dell'Unione, certo, per il semestre, rimane anche un classico presidente francese che pensa di avere un ruolo mondiale da giocare per tutta una serie di cose. Ma illusioni sulla bontà di Putin non ne ha mai avute, e questo anche perché dalla prima campagna elettorale, quella del 2017, Macron fu vittima di un hackeraggio russo all'epoca pesante contro di lui, e quindi aveva anche in modo politico all'epoca identificato la Russia come nemica, se posso dirla così. Quindi, ma il fatto di mantenere canali in qualche modo aperto significa che uno lascia un'effettiva possibilità, e magari Macron poi Macron che va sul terreno spesso a sentire i suoi oppositori politici in Francia, ha quest'idea di una capacità di ascolto e di convincimento che fino ad oggi non ha detto frutta, e quindi insomma, è così. Però d'altro canto la Francia manda canoni davvero, cioè, sì. Nel modo il più esplicito, canoni ultramoderni in Ucraina, lo fa sapere. Direttore, invece il Vaticano potrebbe avere un ruolo, insomma, martedì Papa Francesco, un po' a sorpresa, ha detto che insomma si è proposto per andare a Mosca a parlare con Putin ancora prima di andare a Kiev, cosa insomma che si era già insomma di cui se ne parlava già da giorni. Ecco, può avere un ruolo? Ovviamente questo è una specie di autoinvito che deve essere però raccolto, e non so se accadrà mai una cosa del genere. Putin ha rilasciato un'intervista che rappresentava un vero atto politico. Putin ha aperto più di una porta a Putin, più di uno spiraglio per aprire un dialogo. C'è un passaggio in cui quasi riconosce, non dico la legittimità, però le ragioni magari discutibili di Putin di fronte a questa NATO che abbaia ai suoi confini. Ovviamente si riferiva alla richiesta ucraina di entrare a far parte dell'Alleanza Atlantica. E anche il dire vado prima da Putin e poi da Zelensky rappresentava anch'esso un gesto importante. Putin non l'ha raccolto, Putin ha detto di non essere affatto dire dalle sue fonti ufficiali del Cremlino di non avere in agenda l'incontro con il Papa, ma di più direi alcune battute del Papa su Kirill hanno scatenato poi una reazione violenta da parte dello stesso Kirill. Quindi insomma direi che questo tentativo del Vaticano di porsi come interlocutore sia per il momento abortito. Bisognerà capire che tipo di ruolo potrà avere Erdogan oppure potrà avere la Cina. Sono i due paesi che secondo me potranno rappresentare in qualche modo un punto di collegamento, un punto di dialogo con Putin. È così, insomma, il ruolo della Cina, della Turchia l'ha dimostrato, insomma, finora, diciamo, che si è posta come mediatrice. Ma il problema è, prima di arrivare a tutte queste cose, che è bene ancora mantenere, e figuriamoci se il Santo Padre non deve provare, ovvio, quindi ben venga qualsiasi iniziativa, ma non c'è una forma di situazione sul campo o di equilibrio che possa in qualche modo portare a una forma di accettazione di un dialogo da parte da entrambe le parti, che cosa è la cosa fondamentale. Anche perché gli ucraini, anche dopo i massacri di Bucha, hanno ricevuto un aiuto molto più deciso da parte dell'Occidente, che le stanno equipaggiando e si stanno attrezzando e anche allenando a usare, e gli esperti dicono che entro una o due settimane ci sarà una crescita di capacità dal lato ucraino, che vogliono spingere di più sulle controffensive per liberarsi dagli invasori russi. In questo contesto non credo che ci sia da nessuna parte una volontà di dire ok, basta, adesso è il tempo di parlare, e anche perché mi sembra anche difficile che la Russia in questo contesto possa trovare per il momento una forma di, come dire, soddisfazione anche simbolica che gli permette di dire va bene, insomma. Quindi
Direttore, in questo momento nemmeno l'Ucraina cerca questa pista diplomatica, insomma, come diceva il professor Darny, insomma, non la sta cercando come nei primi giorni. Ma io direi che come tre più a fuoco un concetto che ha esplicitato adesso il professore, al quale avevo fatto riferimento anche io prima. Putin si siederà al tavolo delle trattative nel momento in cui potrà dire ho conquistato questo territorio e adesso mi tengo questo territorio. Putin non ha raggiunto ancora una conquista che abbia un qualche significato. Putin ha intrapreso una guerra sottovalutando alcune variabili. La prima fra tutte è la potenza dell'Ucraina, la capacità di resistenza dell'Ucraina, ma lo abbiamo già detto. L'altra cosa importante che lui ha sottovalutato è stata la capacità dell'Occidente di compattarsi. Putin riteneva che l'Occidente fosse un'area in preda a una patologia di lassismo, di debolezza, dedita al lusso, dedita alle mollezze della vita, che quindi non si sarebbe mai schierata a fianco dell'Ucraina. La risposta è stata completamente opposta, quindi la guerra di Putin contro l'Ucraina si è trasformata in una guerra di Putin contro l'Occidente. C'è la variabile delle fonti energetiche che ha trasformato la guerra di Putin in Ucraina in una guerra contro l'Occidente. Lo stiamo vedendo con le sanzioni. Tutti i paesi europei stanno subendo delle conseguenze per l'applicazione di queste sanzioni. Il conflitto ha esteso la sua portata agli Stati Uniti, che ovviamente sono intervenuti. Quindi Putin non uscirà mai da questo conflitto con la stessa immagine che aveva prima. Questo è un dato di fatto. Qualsiasi cosa possa guadagnare Putin da questo conflitto, lui avrà perso in immagine, in affidabilità, in leadership, in prestigio internazionale. Non sarà mai più un interlocutore attendibile per i paesi che finora hanno fatto ricco il suo paese, la sua elite, il suo paese forse no, comunque lui, i suoi oligarchi, comprando petrolio, comprando gas, comprando metalli rari che sono in abbondanza sul vastissimo territorio della Russia. Quindi questo è un problema che lui conosce. Uscire da questa guerra adesso per lui sarebbe un'immagine di sconfitta, quindi credo che cercherà almeno di conquistare almeno la parte sud dell'Ucraina, chiudere l'Ucraina al mare, conquistare quella striscia di terra che passa da Odessa, arriva fino in Transnistria per esibire almeno un trofeo. Fino a quel momento non credo che ci sarà possibile sedersi al tavolo delle trattative. Professore, 30 secondi. Io penso che non ci riuscirà e quindi che sarà una successione di disfatta, e questo porta purtroppo a degli esiti preoccupanti, perché di fronte a questo essere messo in un angolo uno non può escludere delle mosse più disperate, o porta a un logoramento e a in qualche modo la trasformazione, se non la fine, del regime putiniano. Insomma, staremo a vedere, le cose saranno certamente lunghe. Ringrazio il direttore del Messaggero Massimo Martinelli per essere stato con noi. Grazie, buona serata. Buona serata anche al professor Jean-Pierre Darny. Dopo di noi il film Uno di meno di Zhang Yimou, Leone d'oro a Venezia. Prima però con l'immagine andiamo in Giappone, dove un robot che sembra davvero uscito da un film costruisce e ripara ferrovie. Vediamo, le immagini sono veramente particolari. DGTG torna lunedì prossimo, come sempre in diretta, come sempre dalle 20:50. Grazie per averci seguito, arrivederci.